Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a provare Hello Neighbor, benvenuto vicino ragazzi. Un gioco molto particolare mi è stato consigliato da uno di voi nei commenti e mi ha detto è stato portato da diverse persone su YouTube Italia. È un gioco molto particolare, quindi provalo, quindi andiamo a provare. Allora, ho visto un piccolo video iniziale che non vi ho fatto vedere e adesso vi faccio vedere com'è il gioco. Ci siamo appena trasferiti, quindi inizieremo da questa piccola casetta. Allora, delle cose le abbiamo già fatte, quindi abbiamo già preso e aperto le scatole. Dobbiamo accendere l'elettricità. All'inizio ci dirà queste indicazioni per appunto attivare il tutto. Ok, con E andiamo ad accenderci la luce. Non possiamo entrare in casa perché è chiusa con il lucchetto, infatti ci dice prendi con F gli oggetti, ecco qua. Allora andiamo a prendere questa chiave e apriamo finalmente la nostra bella casetta. Ok, posso rilasciare oggetti all'interno con il tasto destro e poggiarli soltanto col tasto destro premuto, ragazzi. Quindi così, guardate, lo prendo con la E, se me lo fa prendere, anzi con la F. Con il sinistro non ci faccio niente, con il destro tenuto premuto lancio. Ok, andiamo avanti. Allora, queste sono luci, penso si possa interagire, si chiudono, si spengono. Ok, abbiamo anche un telefono, ragazzi, io direi di lanciarlo malamente. Ok, anche qui possiamo spegnere e accendere le luci. Abbiamo un bellissimo letto sotto cui ci possiamo nascondere con la E. Ok, andiamo a vedere il nostro foglietto se ci dice che abbiamo fatto qualcosa. Dobbiamo muovere gli oggetti all'interno di casa. Allora, vediamo un po'. Con F si prende, col destro lo rilascio. Vediamo un po' se l'ha già fatto. Devo lanciare più roba, più roba. Ok, allora vai. Entriamo dentro la nostra casina e poggiamo tutto qui, così leviamo un po' di roba dalla strada e il nostro vicino non si incassa. Meglio non farli arrabbiare i nostri vicini, che dite? Ok, oh, ho lanciato le casse in maniera schifosissima. Ok, snap, ok, devo andare a farmi un riposino. Non chiudo la porta, tanto chi mi entrerà in casa mentre dormo? Ok, abbiamo fatto arrivare la notte addirittura, va benissimo. Allora, vediamo un po' che cosa succede qui. Vediamo un po', quella è la casa del nostro vicino. Noi dovremmo andare a vedere la casa del nostro vicino, presumo. Ok, vediamo un po'. Sento una musichetta bruttissima e non vedo dov'è il nostro vicino. È notte, spero stia nel letto. No, non c'è nel letto. Perché? Ok, ho spento l'elettricità. Non so perché ho fatto questa cavolata. Posso spegnere qualcos'altro? Ok, senza elettricità giustamente non ci dovrebbe vedere lui e non dovremmo vederlo noi. Dov'è? Porca miseria, già m'ha fregato. Vabbè, giustamente penso lui abbia piazzato qualche trappola per fermarmi dall'entrare. Però mi ha beccato in quella stanza. Ok, ok, possiamo farcela. Oh, 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 oh. Dai, ho beccato proprio lui. Rompila, 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 rompila. Maledetto. Che cacchio. Oh, sta succedendo qualcosa in casa sua. È la porta dove siamo passati adesso davanti, quella chiusa. Incidente. Però è un'uscita di casa, insomma. No, però è strana, è diversa. Che roba strana. E allora bisogna entrare là dentro, raga. Bisogna capire come si entra là dentro. Allora, questa è Dabri. E lui dov'è? In sala non c'è. Ok, da quello che so bisogna trovare un martello, ma io non vedo martelli, vedo una lampada. Ok. Sai che faccio? Voglio provare una cosa molto particolare, a portarmi gli oggetti in casa. Anzi, a lanciarli fuori, voglio vedere che succede. Devo trovare un maledetto martello. Ok, con questo non si può interagire. Qui sono delle casse. Sto facendo un casino della miseria.
Dimmi sente, sono morto male. Vediamo un po' se si possono bloccare le strade, tipo con i cartoni. Allora, qua mi serve assolutamente quel cavolo di martello. Dimmi se vedete il martello in giro. Devo andare a trovare il martello senza farmi vedere. No, mi ha messo la trappola! Liberati! 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 Non si libera, non si libera, non si libera. Ok, non è in sala di nuovo, però a noi ci serve trovare quella maledetta. Maledetto martello. Ok, qui che cosa c'è? Un secchio, una palla. Un martello! Zitti, zitti. No! No! Vai, vai, vai! No, ho buttato il martello. Vediamo un po', se gli levo la corrente lui se ne andrà da là. Vediamo un po'. Penso che cercherà di andare a rimetterla la corrente. Non lo vedo. Da una parte è buono, da una parte è brutto. Dov'è il martello? Un'altra trappola! Non c'era! Non c'è. Non mi riesco a liberare. Mi era rimasto bloccato là in quella trappola senza che lui venisse a liberarmi o a prendermi. E quindi ho riavviato direttamente il gioco. Va bene, dai, vediamo un po' se ce la faccio. Provo un'ultima volta, ragazzi, e poi ci proveremo in altri episodi insieme. Se vorrete, giustamente. Allora, dovrebbe essere tutto resettato in pratica. Però non ho controllato se lui era in camera. Ma visto, ma visto, non ci credo. Porca zozza. No, sta qua. Sta in camera da letto. Ok, quindi dobbiamo riuscire a prendere il martello che sta in garage. Giusto? Ok. E almeno il martello ce l'abbiamo. Ok. Ci siamo. Fatto una cavolata. Dai, 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 rompilo, rompilo. Perché non rompe? Eccolo, devo levare le viti. Una, due. E ok. Questo martello me lo vado a posare assolutamente a casa. Mi glielo frego, porca miseria. Ok, vai, a posto. Martello preso. Adesso dobbiamo trovare una chiave. Chiuditi un attimo qui in cucina. Non penso che in cucina ci sia una cosa del genere. Ok, sembra che mi sto salvando per adesso. Apri questa porta che è il bagno. Allora, poi alzo la temperatura. Oh, eccolo! Fuggi, 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 fuggi. Riusciamo a salvarci. Devo dormire al volo, devo dormire al volo. Mamma mia, come mi sono salvato! Si è fatta notte. Allora, abbiamo un'opportunità diversa. Con la luce notturna. Lui non è lì. Come mi ha sgamato? Cioè, se corro mi vede. Ma che è una telecamera? Ha messo le telecamere! Tifoso! Vediamo un po' se pure dietro ci sta.
Ok, dietro no. Quindi davanti ha messo le telecamere. Dietro ha chiuso. Io da dove entro adesso? Ah, le telecamere si possono eludere. Ok, spegni. Perfetto. Dov'è lui? Bella domanda. Sta attenta alla trappola. Lì non lo vedo. E dai, ma già visto. Io mi addormento. Anzi no, faccio un'altra cosa. No, vedi, mi posso nascondere sotto il letto e far passare la giornata e lui non ci vede più. L'unico modo per entrare è davanti casa, dalla porta di casa. Io salgo stavolta. Che cos'è sto posto? Non lo so perché ha fatto in quella maniera. Va bene, dai, ragazzi, questo è il gioco. Spero vi piaccia. Ditemi dove trovo gli altri componenti per aprire la porta qua sotto nei commenti. Quindi lasciate tanti mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. E ci vediamo alla prossima puntata se la volete.